E perché chiudi? Quando arrivi che gli hai fatto e vedi l'alberello, apri ancora un pezzetto. Perché io sento il Maurizio come fa lui, la tiene molto... molto su di giro. Sì, devi venire su a fiondato, se no ti fermi lì a metà. Il seghetto è qua. Guarda che qua c'è la cappina ancora bene le marce. C'è dentro il seghetto. Dov'è che è? In mezzo. Quella centrale, dentro da qualche parte. Perché l'ho messo dentro ieri. A banana, a benzina. Deve esserci per forza. Un momento che tagliamo. Muoviti, cominci ad andare avanti a pulire un po'. Minchia, l'hai messo qua in un brutto posto, eh. Vedi che è arrivato su. Devi dargli. Ma devi dargli forte sotto lì, se no non arrivi su. Butta sul Montesa, fa! Perché se ce l'hai con Montesa? Dai, su così, te la compro anche io. Cazzo, la tua poi tutta nera, cazzo, appena la tocchi. Appena la tocchi la segni, Figaro. Questo è il sentiero che vedi. Non toccarla. Basta il pennarello. Eh sì. Se prendiamo due o tre, comincia a dire di toccarla. Bravo. Non andare sul tiro. Bravo. Capita di cadere, ma che vuoi fare? Fa parte del gioco, scusa. Tanto dire tre, come noi. L'unica cosa che gli ho messo è la cosa di ieri sera, perché mi girava i coglioni. Ma così gliel'ho messo e per difenderli un po'. Mi girava un po' le spalle, però ci sta. Ma va! Giro. Capita, cadi. L'importante è che io mi alzo domattina, vado a lavorare, vado a fare. Sei arrivato su di più, sì? Questa qua devi spalancare, non c'è cacchio a fare. Adesso sento il Mau, Figaro. Tante volte dico, come cazzo fa a venire su così in manetta? Porco diavolo. Eppure ho il vessù, cazzo. Ce n'è un'infinità. Paura accelerare. Sono qua messo col culo. No, ma vedi, qua non scendo più, io vado già ai tre baselli, non scendo di qua. Dai, andiamo. Sasso!